shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way. Bentornati sul Tour de France, siamo arrivati al quinto episodio di questa modalità Pro Team, dove siamo arrivati alla seconda tappa del Criterium du Dauphiné, e dove adesso dobbiamo assolutamente iniziare con le tappe, quelle vere, perché abbiamo fatto solo il cronoprologo, dove De Plus si è classificato discretamente bene. Allora, qui c'è una zone ventose in fondo, quindi pericolo, mentre vabbè, criterio delle due finali, le ultime tre tappe parecchio pendenti. Allora, vediamo un attimo quali sono gli obiettivi della tappa. Io sinceramente proverò magari con... Vabbè, Tecla Manon mi piace che vada in fuga spesso, specialmente magari nelle tappe di montagna. Oggi, se devo vedere qualcuno in fuga, vedrei bene Yuraj Sagan, per andare a prendere i punti dello sprint intermedio, in quanto è l'uomo più veloce che abbiamo. E vediamo se magari coadiuvarlo con un altro uomo in fuga, ecco. Allora, vediamo che cosa dice. Dice a Sagan e Martinelli di piazzarsi tra i primi 20, di far parte della fuga Grelier e Ganna. Però, sinceramente, io vorrei far andare in fuga sia Ganna che Sagan. E prenderei proprio Ganna. Quindi iniziamo questa tappa con Ganna. E con Sagan andiamo in fuga per prendere i punti all'inizio, diciamo, i punti della maglia verde. Poi magari potremmo addirittura rialzarci con Sagan e proseguire col solo Ganna, se la fuga sarà molto molto sotto controllo, diciamo. E per poi far la volata alla fine a Yuraj Sagan. Vediamo, allora, iniziamo questa tappa provando ad andare in fuga con il nostro Filippo Ganna. Vediamo un attimo, perché qua dobbiamo riuscire a portarci avanti e non è facile. Ecco qua che ci sono dei varchi all'interno del gruppo. Qui dice che il destino della tappa è in mano ai velocisti, e mi sembra abbastanza vera come cosa. Allora direi a Yuraj Sagan di attaccare. Ok, I'll put in a big acceleration. Eccolo qui la nostra ruota Sagan, che sta cercando magari spazio per attaccare. Intanto c'è un primo attacco davanti sul gruppo, e sarebbe momento buono per provare ad evadere a nostra volta con il nostro Filippo Ganna. Forse è meglio prendere il controllo di Sagan, che è in posizione di sparo anche lui. Eccolo qui Yuraj Sagan, che prova ad evadere insieme a Filippo Ganna. Ecco, Filippo Ganna sta aumentando bene l'andatura. Sagan sta provando a seguirlo. Ok, adesso è Ganna che deve pilotarci. Deve pilotarci fuori, ok. Ganna sta spingendo. Ci sono davanti Dowsett e Kung del team BMC, che sono qui avanti. Adesso noi con Ganna e con Sagan stiamo provando a rinvenire, mentre c'è un uomo che sta provando ad aumentare il ritmo sul gruppo, che è Lagenbeld, che quindi vorrebbe rientrare su di noi, ma c'è un altro contrattaccante che è quinziato, sempre del team BNC. Ora stiamo provando quindi sin da subito con due uomini, con Yuraj Sagan, con Filippo Ganna. È il tentativo del team Profox di onorare questa corsa. Dovremo sempre onorarla con delle fughe, in quanto siamo stati invitati a questo Tour de e magari al Tour de France, a questo Giro del Delfinato, grazie alle nostre prestazioni nel Triptych Tour, dove abbiamo dato spettacolo con Tecla Manon, con De Plu, e quindi ci hanno invitato, e adesso noi proviamo con Yuraj Sagan, che anche lui ha comunque dato spettacolo al Triptych Tour. Quindi grande lavoro da parte di tutti i componenti della squadra. E ora Filippo Ganna sta riuscendo a chiudere questo buco, mentre Sagan sta mantenendo l'energia. Ricordiamo che l'obiettivo di Ganna potrebbe essere quello di far parte della fuga, mentre l'obiettivo di Sagan è quello di portare a casa più punti possibili per la maglia verde sin da subito, anche perché sulle ultime tappe, dove ci sono solamente grandi montagne, sarà dura per Sagan non riuscire a fare dei punti, quindi deve farli subito.
Ecco che sta descrivendo il nostro Filippo Ganna dicendogli che è un buon passista. Ed ora Ganna che sta tirando al 50% per Yuraj Sagan. Direi di portare avanti questa tappa per capire cosa sta succedendo, cosa succederà più avanti. Allora, adesso vediamo se rientrano le altre due. Sì, siamo in 7 attualmente. C'è anche le Bond della FDJU. E mentre il gruppo è 1.40, non ci lascia granché spazio, ma adesso collaboriamo tutti e cerchiamo di portarci avanti. Quindi con due uomini del team Profox siamo a 1.20, non una grande, non ci lasciano andare molto avanti, ma penso che dopo la discesa potranno darci un pochettino più di terreno quando si scollinerà su questi piccoli dentelli che ci sono qui. Penso che dopo potrebbero aumentare un pochettino il vantaggio gli uomini della fuga. Vediamo. Ecco che c'è questo piccolo strappettino. Siamo ai 117 km dal traguardo. Un minuto sempre il vantaggio della fuga sul gruppo maglia gialla. Vediamo che succede adesso quando si scollina. Ora c'è tutta una parte di discesa che ci porterà allo sprint intermedio. Siamo solo a 56 secondi di vantaggio. Meno ora, attenzione, perché stanno veramente arrivando. E non stiamo facendo grande differenza. Ho paura che vogliono venire a riprenderci prima nello sprint intermedio per fare anche loro la volata. Siamo a 30 secondi, male. E ora diciamo a Filippo Ganna di spingere al 100% assolutamente. 30 secondi, sono pochi, sono molto pochi. Meno di 30 secondi, qui ci vengono a riprendere. Attenzione, guardate che il gruppo è veramente, guardali, sono veramente vicini. Quindi forse è il momento di Filippo Ganna di dire di attaccare. Proviamo a lasciare qui il gruppo. E noi prendiamo controllo, noi abbiamo già controllo di Sagan. Eccolo qui, l'attacco di Filippo Ganna seguito da Yuraj Sagan. Si sta provando ad aumentare perché qui il gruppo sta rientrando. È solamente a 10 secondi, quindi un nuovo contrattacco da parte del team Profox. Con l'unico obiettivo, quantomeno, non dico di far andare ufficialmente la fuga, ma di andare a prendere quei punti, no maledetto, quei punti dello sprint intermedio, l'obiettivo è quello. Ora è 15 secondi il gruppo maglia gialla che veramente spedala a manetta. Adesso sta provando le bonne, noi proviamo a seguirlo con Yuraj Sagan che non deve scoprirsi più di tanto perché è il suo obiettivo anche di fare la volata alla fine della tappa, quindi seguire senza esagerare, provare eventualmente a scattare alla fine. Ora il gruppo è compatto, quindi è il momento di rallentare un pochettino l'andatura. Ok, facciamo recuperare un pochettino tutti, diciamo a Buani di venire a proteggere Sagan. Proteggi Sagan. Dov'è? Ok, vieni a proteggermi però, sali. Penso che Sagan potrebbe fare una sparata all'ultimo chilometro prima dello sprint intermedio. Quindi il gruppo compatto, c'è qualcheduno che si è staccato, ma poca roba, mentre adesso stiamo avvicinando alla zona dello sprint intermedio, quindi mi porterei un attimino più avanti a vedere ai 5 km dello sprint intermedio cosa succede. Qui il gruppo è compatto e si arriverà alla zona del vento, quindi con situazione di gruppo compatto. A meno che partirà un contrattacco proprio nella zona del vento. Occhio ai ventagli oggi, perché dobbiamo farci trovare avanti. Vedo che il team Profox è compatto qui davanti, quindi davvero ottimo lavoro, che non dobbiamo farci trovare impreparati, soprattutto più avanti, come vi ho detto, nella zona del vento. Adesso siamo a 10 km dal... Forse è il momento di far attaccare qualcuno dei nostri, proprio Buani magari. Diciamoli di attaccare. Eccoli, l'attacco di Buani, che non viene seguito attualmente. Quindi stiamo provando ora ad uscire anche con Yuraj Sagan, solamente per prendere quei punti della maglia verde. E vediamo un attimino, per magari riuscire ad indossarla alla fine di oggi non sarebbe male. Anche se bisognerà cogliere un grande piazzamento anche fuori. Ora Buani ci sta provando, è Buani che sta traghettando Yuraj Sagan fuori per andare a prendere i punti della maglia verde. Il gruppo è una trentina di secondi di ritardo, quindi grande azione da parte del team Profox che sta provando ad andare a prendere quei punti al traguardo volante, con Buani che sta provando a portare Yuraj Sagan. Signori, Buani Sagan non sono i corridori che fanno il Tour de France, ma Buani è il fratello di Nasser Buani, il velocista della Cofidis, mentre Sagan è il fratello di Peter Sagan, lo ripeterò fino alla morte, che è comunque un compagno di squadra di Peter Sagan, ne ha fatto il Tour de France ma si è ritirato anche lui. Ora, dai che ci siamo a 46 secondi di vantaggio, quindi un buon margine da parte della coppia Buani Sagan, che
penso che farò rialzare una volta giunti al Gran Premio, al Gran Premio della Montagna, sì, cosa sto dicendo oggi? Allo sprint intermedio, siamo a 2,1 km dallo scatto intermedio. Buoni ci sta traghettando verso questo sprint intermedio. È il momento forse di alimentarsi, quanto dopo c'è anche la zona del rifornimento. Siamo poco più di un chilometro, a breve saremo a un chilometro, stiamo guadagnando terreno. Un chilometro ora. Prende il gel Yuri Sagan. E ora prova a scattare, perfetto, vedo che hanno risolto il bug del tasto. Ehi, 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 non farti, farti, non si stava facendo superare. Buoni, e ora vediamo un attimo, perché dietro c'è Modolo, Cocard, gente che prende gli abbuoni. E ora noi potremmo rialzarci con Sagan. Vediamo un attimo di gestirla in maniera che... Allora, Sagan attende il gruppo, mentre Buoni prosegue l'attacco solitario, direi. Vediamo, allora, anche se poi nella zona del vento non avrà grandi speranze. Adesso con Sagan noi aspettiamo. Ecco che sta definendo Buoni come un ciclista ancora sconosciuto al grande pubblico, e è improbabile che arrivi fino in fondo. Tanto De Plu, Puccio, vedo che hanno preso dei punti, quindi sono in testa sempre i nostri uomini. Adesso Yuri Sagan sta rallentando molto l'andatura, perché il suo obiettivo è quello di essere ripreso dal gruppo, che è comunque un minuto, un minuto da Sagan. Quindi Sagan può proprio rallentare, quasi, quasi fermarsi Sagan per recuperare energie. Perfetto, intanto che adesso siamo nella zona del rifornimento con Buoni solitario davanti. Sagan poteva provarci, ma gli farei sprecare tante energie per la volata, che penso non arriverà. Insomma, se era una fuga solo di due non l'avrei tenuto lì. Se fossimo stati di più l'avrei tenuto lì davanti. Però comunque siamo a 70 km dal traguardo con Sagan, che forse verrà ripreso. Ma adesso vediamo un attimo di andare dietro noi e di cercare di prendere, per esempio, va bene, De Plu. E intanto dire a Sagan di attendere il gruppo dietro. Ok, quindi Sagan sta per essere ripreso dal gruppo che entra nella zona del rifornimento. Eccolo lì avanti, lo vediamo. Vediamo la sagoma di Yuri Sagan, mentre Buoni è solitario al comando. Yuri Sagan viene ripreso in questo momento. E ora il gruppo è compatto. Vediamo di capire cosa fare. Io direi, per esempio, a Ait El Abdia di disturbare chi tira. Stessa cosa anche a Grelier. E andiamo avanti così. Ok, davanti intanto sta guadagnando parecchio il nostro uomo, quindi prenderei il controllo di Buoni e vediamo cosa sta combinando, perché sta spingendo abbastanza. 3 minuti e 39, è solitario a 55 km dal traguardo, quindi veramente una roba dura e difficile. Ora siamo nella zona dei 20, importante dietro non stare attenti a De Plu, che è il nostro uomo di classifica, che non prenda ventagli. Vediamo cosa succede qui, siamo a 3 minuti e 26, il vantaggio di Buoni è discreto, ma adesso stanno aumentando dietro, scende sotto i 3 minuti il vantaggio di Buoni, che non ha grandi speranze, a dire la verità. Attenzione, perché l'intera, eccolo qua il ventaglio, mi sono perso e tutti quanti dietro sono rimasti. Ci sono 125 uomini davanti, mentre la nostra squadra, maledetti, la nostra squadra è rimasta totalmente indietro nella zona dei ventagli. E adesso sarebbe il... forse bisogna dire di impostare un ritmo alto a tutti quanti per cercare di recuperare lo svantaggio che abbiamo accumulato, in quanto il gruppo di Martinelli, il nostro gruppo, è composto da 72 corridori ed è oltre un minuto e mezzo rispetto al gruppo della maglia gialla. Quindi abbiamo perso del terreno nei confronti del gruppo maglia gialla proprio nella zona dei 20. Come era pronosticabile, diventa difficile poi gestire due cose in uno. Buoni purtroppo è davanti, ma è destinato a essere ripreso, in quanto noi adesso abbiamo la testa qui dietro per provare a chiudere quel buco nei confronti del gruppo maglia gialla. Quindi adesso stiamo provando a far lavorare la squadra per andare a richiudere il buco, però sono distanti lì avanti. Vediamo la coda del gruppo, ma 1.40, loro distacco 3.17, sono quasi 2 minuti di vantaggio da noi, quindi occhio, perché ci stanno veramente massacrando. Io direi, stiamo già dando tutto quello che abbiamo, purtroppo non abbiamo la grande squadra per poter recuperare, e vediamo cosa riusciamo a fare, perché rischiamo di prendere un vantaggio davvero enorme e di uscire definitivamente di classifica già oggi,
Chiaramente non abbiamo uomini di classifica se non De Plu. Oggi potremmo anche rallentare, però adesso proviamo a rientrare perché Yuri Sagan vorrebbe provare a fare la volata. Vediamo se riusciamo a rientrare. Intanto Puccio ha dato la sua mano. Adesso siamo a ruota di El Abdia e siamo a ruota proprio con Sagan. Stanno rimontando altri uomini del team Profox. Ecco il team Profox in toto che prova a recuperare terreno. Siamo a 2 minuti dal gruppo maglia gialla, mentre Buonni sta per essere ripreso. È il team Profox intero che sta provando a recuperare con... Ecco, guardate qua. E tutti questi uomini, 72 uomini, sono stati praticamente fregati dal vento. E noi siamo stati dei somari, però eravamo in testa con Buonni e piuttosto con lo scorrimento, cioè purtroppo con lo scorrimento veloce della tappa, questi sono i rischi. Ora stiamo provando a recuperare sempre col lavoro di squadra, tenendo al coperto Sagan, ma purtroppo non ci saranno grandi speranze, non vedo grandi speranze di rientrare, siamo a 1.30 dal gruppo maglia gialla. Ora siamo sempre a ruota di El Abdia, c'è Salvatore Puccio lì davanti che sta spingendo, chiede il cambio Grelliero, e Puccio davanti che sta tirando a cannone per provare a far recuperare questo minuto 30. Intanto Buonni ha 30 secondi di vantaggio, ma sinceramente a noi non ci importa molto in questo momento perché non ha grandi speranze di arrivare da solo in solitaria. Siamo qui dietro intanto che in doppia fila il treno del team Profox con Puccio che sta spingendo ora. Greglie, Teclemano. Teclemano in verità è la nostra ruota ancora. C'è anche De Blu che non ha ancora dato una mano, giustamente. Sono gli uomini, i gregari come Puccio, come Grelier, come Labdia che stanno spingendo adesso. Siamo sempre a circa 1 minuto e 30. Vedo che tra un po' c'è una zona dove non c'è il vento e sarà quello il momento dove provare a dare tutto per provare a rientrare, perché poi c'è un'altra, un'ulteriore zona ventosa che rischia di metterci in seria difficoltà. Intanto il gruppo è compatto, dove Buonni è lì davanti e sinceramente non lo fermerei per aiutarci qui dietro, perché ha già dato tanto e non ha più grandi energie. Quindi se riesce deve stare nel gruppo dei migliori, anche perché a livello di piazzamenti, se non riusciamo a rientrare quantomeno uno nei primi 126, vorrei piazzarlo, visto che sennò questa sarà una tappa disastro per il team Profox. 1.34 il nostro ritardo, stiamo provando ora a lavorare con Ait El Abdia sempre davanti che sta facendo un gran lavoro e vediamo cosa riusciamo a fare. Dai, proviamo a rimontare, sempre 1.30 il nostro svantaggio, non diminuisce, mentre non riusciamo proprio a rientrare, è veramente dura. E qui stanno dando fondo alle loro energie, ma più di così non si riesce a fare in questo tratto ventoso. Mentre Ben Swift si è staccato insieme a Diego Lissi ed altri corridori, che quindi hanno perso del terreno, adesso però sono riusciti a rientrare. Mentre noi, ai meno 30 dal traguardo, siamo ancora costretti ad inseguire. Quindi disastro per il team Profox, che rimane ingabbiato nel vento. Questa formazione inesperta, nuova e formata da corridori ancora semi sconosciuti e o comunque non di primo livello, sta faticando e non poco quest'oggi, in quanto sempre 1 minuto e 30 su svantaggio. Adesso in questa zona dove c'è questo tratto, dove c'è un centro abitato, non c'è vento, bisogna adesso spingere per riuscire a rientrare. Questo è il momento in cui bisogna riuscire a rientrare. Stanno spingendo ora gli uomini del team Profox, che stanno profondendo il massimo sforzo. Siamo a 1 minuto adesso, abbiamo recuperato quindi una 30 di secondi. E ora è il momento di spingere, vediamo la coda del gruppo. Stiamo riuscendo a rientrare, forse è il momento buono ora per rientrare, prima della prossima zona ventosa. Forza ragazzi, stiamo riuscendo a rientrare, 45 secondi, ma sta spingendo il team Profox con una grandissima azione ora nel centro abitato, dove non c'è il vento. Riesce forse a rientrare, 30 secondi di svantaggio, ma si sta recuperando e il team Profox rientra non senza troppi affanni all'interno del gruppo maglia gialla. E ora Yuri Sagan può recuperare energie finalmente. Quindi ecco l'intero team Profox che sta risalendo posizione nel gruppo, perché non dobbiamo farci trovare impreparati per gli ultimi 26 km di questa magnifica tappa disegnata con una parte finale all'interno del vento che ha rischiato di mettere in pericolo l'intero team Profox, se non Buonni, che era in fuga. Ora stiamo recuperando agilmente ora posizione, siamo a ruota di Filippo Ganna, quindi il team Profox si sta portando in avanti e quindi sono applausi per il team Profox che è riuscito a chiudere una situazione disperata. Mentre Dario Cataldo della Stana è a 4.36, solitario, si è staccato. 197 corridori invece, gruppo compatto, e adesso team Profox che fa l'andatura. E diciamo assolutamente di non collaborare e proteggere il leader adesso, perché vedo che i nostri uomini erano andati a tirare, ma non è quello che ci interessa. Però non è neanche Ganna rallenta appena dico una roba del genere e perdiamo posizioni. Guarda come si mettono dietro, sti cavolo. Puccio anche. Vediamo un attimo di capire gli ultimi 23 km cosa può succedere. Godiamoci questo finale di tappa con Yuri Sagan che deve in qualche modo riuscire a
piazzarsi adesso, diciamo un attimino, di prendere i gel a tutti quanti per il grande lavoro. Complimenti a tutti quanti, davvero abbiamo fatto un lavoro enorme. Enorme il lavoro del team Profox. E adesso direi a, non saprei a chi, a Martinelli, che è quello che sta meglio. No, non volevo intanto è ultimo Martinelli nel gruppo. Io volevo tenere Sagan, ma volevo dire a Martinelli di proteggere, praticamente di proteggere Sagan, mentre Salvatore Puccio deve proteggere, no, Ganna, ma il nostro De Plu. Dov'è? Eccolo qua. Quindi adesso dovrebbe venire a proteggerci il nostro compagno. Vediamo un attimo intanto di non sprecare troppo energie, ma di alimentarci con Yuri Sagan. Siamo a 22 km dal traguardo. Siamo a ruota di Bennett, di Spilak, di Fale, di Lopez, di Colbrelli. Intanto davanti ci sono 19 uomini che stanno attaccando all'interno del vento. Attenzione, attenzione ai ventagli. Martinelli è rimasto dietro. Guarda qua che disastro. Solo Sagan è qui avanti, qui dietro. Bisogna spingere a manetta. Oggi c'è il vento e non bisogna farsi trovare impreparati. Solamente Sagan del team Profox riesce a rimanere bene bene davanti, senza sprecare troppo però. Siamo a ruota di Thomas Vecler. Attenzione, perché qui nella zona dei venti si può creare parecchio disagio. Forse Sagan deve riuscire a seguire qualche azione. Siamo a ruota di Tom Bonen. Quindi forse Tom Bonen sarebbe un uomo da seguire se riusciamo per Sagan all'interno dei venti. Eccoci qui con Sagan, che è sempre ruota di tombone. Non deve sprecare però troppa energia scattando. Yuri Sagan sta sprecando tantissima energia. 17 km dal traguardo. Non ci sono uomini di fianco a lui. Vedo che ci sono sempre 28 uomini davanti. Quindi bisognerebbe riuscire a chiudere questo buco. Ma dietro i nostri uomini sono rimasti indietro tutti quanti. E dovrebbero aiutarci, ma come vedete sono indietro, quindi non verranno, penso, ad aiutarci. Non abbiamo un treno del team Profox per Sagan, quindi Sagan deve fare un po' tutto da solo, cercare di saltare da una ruota all'altra senza perdere troppo terreno. Siamo una decina di secondi avanti al nostro gruppo, al gruppo dove c'è la 160 corridori, la maggior parte degli uomini del team Profox. Ora siamo a 15 km dal traguardo con Sagan, che sta spingendo parecchio, sta sprecando tanto, ma un buon piazzamento sarebbe utile per lui. Ma davanti ci sono 28 uomini al comando e quindi portano via praticamente tutti i punti nella maglia verde. Quindi fare la volata non servirà se non siamo nei primi. Quindi vediamo un attimo di capire che cosa succede. Noi siamo sempre nel gruppo di Corbrelli a 50 secondi dai battistrada e dobbiamo stare a ruota, non è che possiamo inventarci chissà che cosa. Siamo forse, cioè è una situazione davvero davvero complessa, difficile da capire, da decifrare, in quanto siamo a ruota di Atapuma, ma facciamo una fatica incredibile, ragazzi, davvero incredibile. Siamo agli ultimi 10 km, ma qui ci sono, siamo sempre a 50 secondi da un gruppo folto, ma noi non riusciamo a stare neanche a queste ruote. Qui c'è Nizzolo, c'è Amador, 10 km dal traguardo, dove Yuri Sagan deve fare tutto da solo, ma non ha più grandi energie. Qui si va tutta fino al traguardo e Sagan non ha grandi energie già ora. Questo si sta staccando, è meglio non seguirlo. Quinziato, Lopez, cercare di seguire questi uomini. È il momento ora per Sagan di prendere un gel. Ce la possiamo fare a stare con questo gruppo. Sarebbe utile avere dei compagni di squadra qui avanti, ma sono tutti una trentina di secondi in ritardo. Adesso siamo agli 8 km.3, siamo a ruota di Oscar Gatto. Vediamo se riusciamo a rientrare sul gruppo. Intanto c'è il gruppo di testa formato da Adam Yates, da Cocard, da Wellens, da Ayman e da Valls, che hanno un minutino e 12 di vantaggio sul gruppo di Sagan. Gatto sta provando a chiudere il buco sul gruppo di Colbrelli, quindi attualmente siamo col gruppo di Sonny Colbrelli. Ci stiamo avvicinando, ma gli uomini di testa sono parecchio avanti. Siamo in meno 5 dal traguardo e Yuri Sagan non ha più grandi energie per scattare. E attenzione, perché rischiamo davvero di saltare. Siamo ai 5 km dal traguardo. Sagan non riuscirà a posizionarsi tra i primi 20, penso, perché stanno spingendo davvero tanto, e contando che ci sono 32 uomini davanti, quindi
Abbiamo perso il ventaglio giusto e purtroppo arriveremo con un gruppetto di contrattaccanti, ma i primi li vedo avanti, 3,7 km. Adesso qui dietro si è rallentata un po' l'andatura perché eravamo davvero a tutta, e quindi purtroppo siamo davvero lontani dai primi. Siamo a un minuto dalla testa della corsa, 2,6 km dal traguardo, non c'è speranza per noi di rientrare, quindi Sagan adesso deve semplicemente arrivare con loro, anche fare la volata non gli servirà granché per i punti della maglia verde. Per fortuna abbiamo preso qualche punto nella parte intermedia, nello sprint intermedio di questa tappa. Comunque 1,5 km al traguardo, siamo a 9 secondi dalla maglia gialla, ma non scattare così che muori. Così muori. Non doveva scattare così. Yuri Sagan che niente, arriverà molto molto stanco e stremato al traguardo con gli ultimi metri, mancano gli ultimi metri, arriviamo praticamente col gruppo e Yuri Sagan conclude la sua tappa, ma non avevamo speranza di vincere in quanto c'era troppa gente davanti. E adesso vediamo, perché c'è gente che si è staccata parecchio anche dei nostri, vediamo un attimo di capire come siamo riusciti ad andare. Purtroppo non abbiamo la squadra migliore del Criterium Dauphiné, abbiamo forse la squadra peggiore. Intanto Coccar ha vinto e Matthews secondo con terzo Elia Viviani. Vediamo di capire la nostra squadra come è arrivato. 76esimo ci siamo piazzati con Sagan allo stesso tempo di De Plu e di Greye, mentre gli altri sono arrivati davvero lontani, quindi male 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 per oggi. Classifica miglior scalatore non ce n'erano, mentre Sagan comunque porta a casa 20 punti per la maglia verde ed è quarto in questa speciale classifica. Ora, noi in classifica generale non siamo messi benissimo, ma siamo... no, non siamo quarti, eravamo quarti di tappa. Siamo settimi comunque per la classifica della maglia verde, quindi non male. Classifica dei giovani, non abbiamo nessuno in top 10 perché De Plu è 14esimo, mentre classifica squadre siamo ultimissimi. E mi sembra anche giusto. Mentre classifica la combattività, bene o male abbiamo davanti buoni Sagan, lì ce la possiamo giocare, insomma. Io direi quindi che per questo episodio è tutto. Metti mi piace, iscriviti al canale e non farti raccontare il prossimo episodio. Un saluto a tutti, ciao.